Amici carissimi, una buona giornata a tutti voi, se così si può intendere. Dunque, la perturbazione entrata ieri pomeriggio sera sul territorio padano ha portato non pochi problemi sul territorio veneto, causando vasti allagamenti e piogge di una certa consistenza su buona parte del territorio e naturalmente non è ancora finita. La stessa perturbazione ce la troviamo oggi, a accanirsi sul Triveneto, dove ha portato e apporterà ancora temporali piuttosto forti, ancora quantità piuttosto elevate di pioggia e temperature che naturalmente diminuiranno proprio anche con il soffiare ovviamente dei venti dei quadranti est, che saranno per tutta la giornata abbastanza sostenuti. Anche la neve ha fatto la sua comparsa questa notte tra i 1500 e i 1600 metri, quindi ovviamente temperature non possono essere molto elevate. La situazione lentamente andrà migliorando dal tardo pomeriggio sera, quando comincerà ad affluire dalla porta della Bora aria più secca e fresca, che porterà un netto miglioramento verso la giornata di giovedì. Naturalmente, questo sembra essere l'ultimo impulso perturbato di una lunga serie che va avanti ormai da un mese e mezzo, perché lentamente da ovest si fa strada l'anticiclone azoriano che tenterà di impossessarsi anche del centro Europa e quindi anche del nord Italia e lo farà da domani, domani pomeriggio sera. Quindi molto probabilmente andremo incontro al primo weekend di stampo estivo, dove le temperature si porteranno ampiamente tra i 26 e i 28 gradi su buona parte del territorio, garantendoci di fatto un weekend essenzialmente estivo. Dopodiché, vediamo comunque delle novità, ma ce le riserviamo per i prossimi appuntamenti. Teniamo presente che il maltempo di oggi sarà ancora piuttosto forte e darà luogo in alcune zone ancora a dei problemi idraulici. Con questo vi saluto e ci sentiamo domani.